subito pa, 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 pa. 3 settimane vestiti uguali, ma non ce ne frega niente. Ti interessa 3 settimane uguali? Aspetta che vado a cambiare. Aspetta, il tappo di questo. Il tappo di qua è fondamentale, il tappo, giusto per far capire che non li stiamo registrando tutti che filano. Quindi ragazzi, ritorniamo con Ecco! da 250 ml, Da dover cambiare! da Aedi Mods, link in descrizione, mi raccomando. Ricordiamo che sono anche dei modder. Sono anche dei modder, ragazzi, Hanno la fatto il terza recensione di direttip. fila, quindi stiamo ripetendo le stesse cose Secondo. 3 volte di fila, però va bene così. E ricordiamoci, ci sono le tabelle per mescolare i video, ma ripeto, come ho detto negli altri video, che lo fa già il negoziante, se glielo Se glielo chiedete, chiedete. nicotina e basi, e 250 ml a 25 euro, quindi ottimo qualità prezzo. Questo che cos'è oggi? Sembra Harry Questo Potter, sembra. è pera glassata, punto. Quindi questo da ni, non l'ho ancora provato, neanche l'auro. Infatti, ragazzi, è ancora qui bellochino. E niente, adesso andiamo a provarlo. Sono 250 ml, Trips Hawks, la marca. Vabbè, Drip quello che Andiamo a è. steccare l'altro Attenzione, liquido, andiamo a steccare attenzione. l'altro liquido che Non abbiamo fatto ricordo. settimana scorsa. Attenzione, perché questo a naso non si sente la pera, ma Va sento bene. l'arancia. Sarà Allora, strano, ma pera io sento glassata, l'arancia. ripe pear and dark fruits. Ok. Ah, ricordiamo che dietro c'è la nota per scrivere il gusto, infatti ho scritto pera glassata. C'è anche il discorso Chicken. di quanto deve rimanere in maturazione, Sì, questo questo è 6 sette giorni, giorni, sette giorni. 7 giorni. Intanto io sto con quello di prima. Alf. Alfabeta A. Alfive. Vabbè, non riesco a capire. Comunque, pera glassata, sì, ci Devi può stare. studiare, devi studiare. Ripe pear and dark fruits. Standard. Ma io ci sento una specie di pera strana. Non senti l'arancia? Ok, qua abbiamo steccato. Pesantemente. Sì, si È sente. stranissimo, sto liquido è veramente stranissimo. Vediamo. Tanto 20 ml. Oh, 20 ml. Porco Giuda. Ma va? Ma va? Ricordiamo Di di stare fare attenti. attenzione quando si drippa, perché la boccia è veramente 2000 euro di tubo così. imponente. Come far gorgogliare un atom? Comprate una boccia da Ok. 250 ml e drippate come se ne avesse 60. Ecco, intanto 1000 stracci, ho fatto un disastro. Comunque, volevo dirvi una cosa che, Pole va in palestra tutti i giorni. Come a parte quello che si vede dalla maglietta. Olimpia, Olimpia. seguite Con Team questa Com. maglietta guadagnate 10 kg sul Mi massimale e raccomando, 5 kg di massa a settimana. seguite il Team Comando Perché? che è devastante. Seguite il team comando, mi Un raccomando, se po'. no non guadagnate massa. Ah, no, mi raccomando. Comunque, volevo dirvi che Chi è questo Alan? cappetto è veramente utile perché non piscia. Poi lo chiudete così e Via. via. Poi Cioè, volendo potete anche. tac. Cioè, sembra un po' il tappo della peretta. E infatti vi fa Se anche da guardi lì. guida, vi fa anche da guida nel caso Però. voi. Dildo e liquido per. No, Però è pratica. è pratica. Ecco, questo è buono. È buono, ok, va bene. Ricordiamo giusto cose la Ferrari. Allora, questo è un pelo più blando degli altri. Quindi andiamo ancora più sotto a livello aromatico. Che detta così. Allora, a livello di pera, secondo me prevale molto di più la glassatura.
alla pera. Però ci potrebbe essere. Mamma mia. Vorrei svaparlo di più. Però non è male. Papà, mi fa un'altra dripping. Poi lo vuole svapare, gli piace. Sì, no, a me piace perché non è un liquido che... Allora, premetto che partendo così, già il voto è un pelo più basso degli altri. Ma nettamente. Però questo ha due ingredienti, cioè solo uno, perché è una pera glassata. La pera non è aromaticamente potente, cioè non è forte, esempio come il liquido della Vitruviano, che abbiamo una pera bella che si sente proprio. Beh, la pera. Ma qua non c'è proprio nulla. La pera io non la sento tantissimo, sento un sacco la glassatura. No, si sente un sacco il dolce della glassatura, però non si sente una pera intensa. Allora. Ok. Per quanto mi riguarda, io ci sento una pera che non è una pera. Cioè, capisco che è pera solo perché l'ho letto. Se non l'avessi letto, sentirei un qualcosa di dolce che mi ricorda più una glassatura che effettivamente una pera. Quindi è vero, cioè hai perfettamente ragione, si sente molto questa glassatura, ma io ci sento anche una nota tipo amara. Non è un liquido prettamente dolce. Io ci sento anche una nota tipo amara, come data da dei frutti, da altri frutti. È un liquido particolare questo è molto particolare. Sì. Mi ricorda molto vagamente il... com'è che si chiama? Il Fruisi, quello coca e mela. Proprio alla lontanissima mi ricorda vagamente coca e mela, come combinazione. Proprio alla lontanissima, però c'è quel qualcosa che mi ricorda. Sì, è strano. Più alla mela glassata. Sembra, sì, un coca e mela, vero? Sì, però... Questo è particolarissimo, raga. Questo è veramente particolare. È strano da spiegarvelo, perché no, praticamente... Sì. Cioè, per me non è una pera glassata, è la glassatura la pera. Cioè, è il contrario. Sì, è vero. Cioè, non si sente la pera, ma si sente la glassatura che sa di pera. Sì, è vero. Cioè, il contrario. È vero. Quindi... È buono, perché comunque lo non si... Non è male, sì. Lo si svapa volentieri e non è smaghevole, perché non è che è un sapore che mamma mia che dici che schifo. Sì, io la prima di drippata ho fatto così, però magari avevo in bocca il sapore degli altri eccetera eccetera. È molto più blando, è vero, ma è molto, ma veramente molto più blando degli altri. Cioè, questo dovete qua, dare un bel tiro, questo qua veramente. Questo è più da studio, più... Continuate a svaparlo, perché non vi stanca, però allo stesso tempo non è invasivo. Se siete alla ricerca di un liquido bello corposo, questo sicuramente non fa il caso vostro. Se cercate un liquido dolce, fruttato, non tanto invasivo da svapare tutto il giorno, questo può essere un'ottima opzione. Io ci sento un qualcosa di strano, c'è qualcosa che non riesco a capire che cos'è, ma c'è. Ma dipende la glassa che hanno messo, perché ok che mi dici pera glassata, però comunque ci sono tipi miliardi, miriadi di glasse utilizzate. Non riesco proprio a capire, raga, che cos'è. Forse può essere questo Dark Fruits che c'è scritto. Perché vedi, ripe pear, che ripe non so cosa vuol dire in termini. È frutta nera. Dark Fruits, sì, frutti scuri. Frutti scuri. Potrebbe essere quella nota tipo amarognola, tipo, ma non riesco a capire veramente. È un liquido particolare, molto particolare, però è in certi punti della giornata può essere molto piacevole. Nel senso che se siete abituati a svapare liquidi molto dolci, questo qua, quei 5-6 ml al giorno per staccare dai liquidi dolci, ci può stare. Ci può decisamente stare, perché non è dolcissimo, non è molto carico aromaticamente
e vi può aiutare a sopportare o a continuare a svappare altri liquidi. Non è un liquido principale. Io non lo inquadro assolutamente come liquido principale da all day, da svappare tutto il giorno, a meno che non lo assaggiate e vi piace tanto. Però io lo inquadro più come un liquido da stacco con questo liquido. Sì, sì, è vero, confermo anch'io, è giusto, non è un, liquido secondario, secondo me. Sì, è un liquido che uso per poter utilizzare altri liquidi, cioè, però è piacevole. Ipotizziamo, uno compra questo. Che è dolcissimo. Che è molto dolce e anche aspro, lo affianca a questo e magari uno lo svappa tutto il giorno, poi arriva a casa e si svappa questo, è comunque una bella combinazione. Sì, decisamente. Però sì, tutto il giorno... No, no. Più che altro perché non è molto intenso, cioè non è, quel discorso che ti soddisfa, cioè la svapata, che tu magari sei a lavoro, hai 5 minuti per svapare, ma comunque quella svapata ti deve coprire mezz'ora o un'ora. E questo no, perché subito dopo ti richiede di svaparlo in continuazione, questo è più... Secondo me da casa. Bravo, bravissimo. Te lo tieni in casa, svapi perché puoi continuamente svapare quando ne hai bisogno, quando te lo richiede. Però non è, un liquido carico, è molto blando, molto leggero. Ma non è neanche un liquido che onestamente io mi riuscirei a svapare proprio tutto il giorno. No, no, questo va affiancato. Sì, non puoi, non puoi. Questo è troppo particolare, cioè... Adesso la pera mi sta iniziando a uscire fuori, però è normale, perché dopo un po' che lo provi... È chiaro, sì. La minima inizia a uscire. Però si sente la pera. E... questa nota aspra, che la darà sicuramente questo frutto nero che ci sarà dentro. E il dolce, veramente dolce della glassa. Però che non è neanche dolcissima, è un dolce che accompagna il dolce strano, della frutta. È strano, strano, ragazzi. Questo dovete provarlo e... poi ci dite. E poi ci dite. Questo, è... questo veramente non divide in due, divide in quattro, sì, in cinque. Sì, sì, è troppo strano. Questo è troppo, troppo polacco, ecco, se possiamo definirlo così. Quindi... Che voto gli diamo? Io questo gli do 6,5. Sì, sì, 6. 6,5 perché... 6,5. Ripeto, per il discorso del costo, per il discorso degli ml, per il discorso di come viene fornito da Edimods, per tutto il contesto e perché comunque sicuramente non sporcherà niente. E per casa è ottimo. Veramente sì, questo... Come questo lo dovete liquido, affiancare. Lo affiancate e secondo me ci state dentro di brutto. Se poi magari riuscite a affiancarlo non a un altro liquido fruttato ma a un cremoso, bravissimo, è proprio secondo me la combo giusta. Almeno vi svapate 200, 250 e siete a posto. Cioè secondo me questo e Roly Poly può avere un senso. Ecco, sì. Questo e basta, o anche Purple Slash può avere un senso. Questo e basta, non vi consigliamo di comprarvelo assolutamente, a meno che non siete amanti di gusti particolari, però... Lì dovete provarlo prima. È troppo strano, è veramente questo è troppo strano, raga. Se volete una novità, buttate, tanto il costo alla fine, ragazzi. È irrisorio. Cioè, veramente per 25 euro, come se pagate un euro o 10 ml. Sì. 10 ml, un euro, quindi alla fine, ragazzi. Il punto di forza principale sicuramente di tutta la linea è questo. Comunque, chiedete al negoziante che comunque lui ha veramente... uno stock di liquidi esagerati e niente, comunque questa marca devo dire che per ora sta spaccando. Su questi tre è notevole per tutto quello che abbiamo detto nei tre video, quindi vi ricordiamo di iscrivervi alla pagina di Facebook, mettere mi piace al video, condividerlo con tutto il mondo e iscriversi, seguiteci su Instagram, mi raccomando. Un bacio a tutti. Che quando siete a scuola, se andate a scuola, all'università, col vostro compagno di banco, dite, oh raga, guardate che è uscito il nuovo video di scuola, andate a mettere like, andate, cioè,
che ci sta consigliando dei liquidi della Madonna, quindi mi raccomando, 5 euro, quindi la mamma chiederà, cioè il figlio chiederà i soldi alla mamma, mamma mi dice 5 euro, dai, non è tanto. Parlatene con tutti, cioè, quando siete in compagnia al parchetto, dite, ora che è uscito un nuovo video d'orso, vedete cosa è successo. Posso rifarvi le canne. Mi raccomando. Bella scoperta.